Buonasera su internet, bonjour! Oggi a Storia di Gente Queer, come avete intuito, parliamo di un personaggio francese, Enrico di Saint-Maur. Ci si becca dopo la sigla. Enrico Coiffeur de Rosé, marchese di Saint-Maur, o più semplicemente Enrico di Saint-Maur, è stato un cospiratore e aristocratico francese. Le uniche informazioni anagrafiche che abbiamo è che è nato nel 1620, probabilmente il 27 marzo, ma non ho trovato affidabili conferme a riguardo, da Antoine Coiffeur de Rosé, marchese de Fia. Alla morte del padre, avvenuta nel 1632, Enrico venne preso sotto l'ala protettrice di Richelieu. 7 anni dopo, a soli 19 anni, venne introdotto alla corte e presentato direttamente al re Luigi XIII. Per chi non lo sapesse, Armand Jean Duplessis de Richelieu è stato un cardinale, vescovo e primo ministro francese sotto il regno di Luigi XIII. È ricordato come un abilissimo politico che ha rafforzato enormemente l'assolutismo della monarchia francese. Nel piano del cardinale, Enrico doveva diventare il favorito del re, così da poterlo meglio controllare. E, almeno inizialmente, accadde proprio così. Enrico entrò nelle simpatie del sovrano, che lo nominò prima Gran Maestro del Guardaroba e poi Grande Scudiero di Francia. La carica di Grande Scudiero era piuttosto prestigiosa, che si portava dietro anche una serie di responsabilità. Ovviamente, tra queste c'era la gestione della Grande Scuderia, ma il Grande Scudiero si occupava anche delle scuole militari e dei paggi. Inoltre, aveva il diritto di precedere il re portando la spada reale. Ci rendiamo conto? Ma d'altronde il nostro giovinetto aveva trovato un posto nel cuore di Luigi XIII, anche se con una relazione abbastanza strana. Era come se il re si fosse preso la sacra missione di catechizzare il giovane, che aveva uno stile di vita abbastanza stravagante e libertino. Ma questa missione in realtà era soltanto la manifestazione di un grande amore, ed Enrico era perfettamente consapevole di questa cosa. Col tempo si rese conto che poteva gestire la situazione in maniera da trarne un certo vantaggio personale. Iniziò con una richiesta abbastanza semplice: avere il monopolio del cuore del re. Per capire meglio questa richiesta, che può sembrare abbastanza strana, considerando anche che il re era già sposato, è necessario dare un minimo di contesto su come funzionavano le corti. Al tempo, intorno ai sovrani, si creava una cerchia di cortigiani, tra i quali venivano scelti i favoriti del re, che svolgevano il ruolo di amanti o confidenti. Molto spesso si trattava di un amore eterosessuale, ma non sempre, come in questo caso. Ad ogni modo, Luigi XIII aveva già le sue favorite, e gli avvicinamenti di queste persone sono lo specchio degli intrighi diplomatici e politici. La prima di queste favorite fu Marie de Hautefort, che venne messa al servizio della regina Anna d'Austria, in modo che potesse stare il più possibile vicino al re. Però sia la regina che Marie stanno complottando assieme ad altre corti d'Europa per sostituire Richelieu, il quale ovviamente prese delle contromisure. Affiancò a Marie Louise de Lafayette, in modo da avere più controllo del re e della corte. Ma entrambe vennero sostituite da Enrico, che chiese e ottenne che il re dedicasse soltanto a lui le sue attenzioni. Il giovane però non aveva certo intenzione di accontentarsi, e cercò di migliorare la propria posizione politica. Mise gli occhi su Maria Gonzaga, futura regina di Polonia, e chiese, forse ingenuamente, un ducato a Richelieu, in maniera tale da diminuire l'incredibile divario di status che c'era tra loro due. Il cardinale, spaventato dall'incredibile autonomia che il suo protetto stava così rapidamente guadagnando, si oppose con fermezza alla richiesta. Fu in quel momento che Enrico si rese conto che, se voleva guadagnare prestigio, avrebbe dovuto farlo da solo, e che d'ora in poi Richelieu sarebbe stato suo nemico. Enrico decise dunque di schierarsi dalla parte opposta, unendosi a un gruppo di cospiratori che cercavano di sostituire Richelieu e che avevano già organizzato qualche complotto. Il primo e il più importante dei membri è lo stesso fratello del re, Gaston d'Orléans, affiancato dal duca di Bouillon, dalla regina Anna d'Austria e da François Auguste de Thou. Insomma, personaggi di rilievo dell'aristocrazia francese. Ognuno di questi aveva le sue ragioni per partecipare, ma tutti condividevano un odio per Richelieu. Infatti, il cardinale da tempo stava portando avanti un'opera di accentramento del potere nelle mani del sovrano, cosa che andava in diretto contrasto con gli interessi degli aristocratici, che desideravano una monarchia debole e permissiva. Ai fini di questo video non sono importanti le specifiche motivazioni di ogni persona, ma vorrei comunque puntualizzare quelle di Anna d'Austria perché saranno importanti in seguito. Infatti, lei, diversamente da quello che il nome potrebbe suggerirci, non era austriaca,
bensì spagnola. E la guerra contro la Spagna che la Francia stava portando avanti sin dal 1635 non le piaceva neanche un po'. Tutti questi dettagli teneteli a mente, che ci torneranno utili tra un po'. Ora è necessario fare un piccolo recap della situazione attuale. Il duca di Bouillon si trovava in un piccolo principato ribelle, a Sedan, dove accoglieva sostanzialmente chiunque fosse contrario alla corona francese. Nel 1641 pubblicò un manifesto contro a Richelieu e assieme a una parte dell'esercito asburgico si mosse per invadere la Francia. Cioè così uno si sveglia al mattino e va a invadere la Francia, così, per il meme. L'offensiva in realtà si concluse abbastanza presto, con la battaglia di La Marfée, con una vittoria dei ribelli, ma senza particolari conseguenze a livello macroscopico. Una sorta di vittoria di Pirro, se ho ben capito. Sì, perché la fonte più affidabile che ho trovato è Wikipedia, quindi prendete le informazioni che vi do un pochettino con le pinze. Ad ogni modo, i congiurati si resero conto che non potevano avere grandi possibilità contro l'esercito reale. Dunque, l'anno dopo la battaglia, quindi nel 1642, si mossero per avere altre forze. Dobbiamo considerare che in quel momento la Francia era impegnata nella guerra dei 30 anni, quindi era in conflitto con sostanzialmente mezzo mondo. Ma ciò che ci interessa è che, come abbiamo già detto, tra i suoi nemici c'era anche la Spagna. I congiurati dunque optarono per un tradimento vecchio stile, preparando in segreto un trattato di pace con Filippo IV di Spagna. Il documento prevedeva che il sovrano fornisse 12.000 fanti, 6.000 cavalieri e 400.000 scudi per pagare un esercito ribelle e una guarnigione per la città di Sedan, che era ancora sotto assedio. In cambio, Gaston, il fratello del re, avrebbe firmato la pace a nome della Francia e ognuno delle due parti avrebbe restituito le città conquistate. La Francia inoltre avrebbe rinunciato alle sue alleanze con la Svezia e con i principi dell'impero tedesco. In sostanza, alla Spagna veniva offerta la vittoria. Ovviamente, lo scopo di tutto questo era danneggiare Richelieu, sfruttando le forze spagnole per destituirlo e magari sostituire Luigi XIII con il fratello. Sembrava che tutto stesse andando per il meglio, quando, l'11 giugno 1642, ad Arles arrivò un'interessante lettera che venne subito consegnata al cardinale. Il contenuto era la prova definitiva dell'esistenza di un complotto. Era la copia del trattato traditore. Non si sa con certezza chi dei congiurati abbia fatto il doppio giochista, ma si ha ragione di credere che sia stata Anna d'Austria. Infatti la salute del marito stava rapidamente peggiorando. Il figlio aveva soltanto 4 anni e si prospettava quasi certamente un periodo di reggenza e dunque aveva tutto l'interesse a mantenere lo status quo, visto che sarebbe stata lei a regnare. Chiunque fosse stato, il risultato non cambia. Richelieu venne a conoscenza del complotto e convinse Luigi XIII a firmare la carta d'arresto per 3 persone. Il duca di Bouillon, François Letou ed Enrico di Saint-Marc, considerato l'artefice principale del complotto. Non per nulla, tutta questa faccenda è nota alla storia come cospirazione di Saint-Marc. Come avrete notato, dall'elenco manca il nome della regina, che forse era riuscita a non farsi beccare, e quello del fratello del re, che si era subito mosso per cercare di salvare il salvabile. Il 7 luglio scrisse una lettera indirizzata al cardinale, dove si scusava enormemente per l'errore commesso. Contemporaneamente scrisse anche al fratello, ammettendo tutte le sue colpe, ma affermando di essere stato ingannato da Saint-Marc e provando a difendere François Letou. In tutto questo scusarsi ha almeno avuto il buon senso di non citare la regina. Inutile dire che tutte queste lettere non servirono assolutamente a nulla. Infatti Letou venne catturato insieme a Saint-Marc. Nel frattempo Gaston si era rifugiato ad Annecy e il duca di Bouillon nel castello di Persise, entrambi vicini alla città di Lione, e proprio per questo venne scelta per ospitare il processo. Da quello che ne so, Gaston non venne nemmeno interrogato e anzi si riconciliò con il fratello abbastanza presto. Anche il duca di Bouillon si la cavò piuttosto tranquillamente. Quando venne interrogato e posto di fronte a Saint-Marc, negò qualsiasi coinvolgimento nel complotto, scaricando tutte le responsabilità addosso al favorito del re, che a questo punto era ormai completamente spacciato. Successivamente, usando un tranello, Richelieu ottenne anche un documento di accusa verso François Letou. La sua vendetta si era compiuta. Infatti, il 12 settembre 1642, François Auguste Letou ed Enrico de Saint-Marc, nella città di Lione, sul Rodano, furono giustiziati per mezzo di decapitazione. Sul Rodano Severo giace, tronco infelice, di Francia il gran scudiero, e s'al corpo non lice, tornar di ossequo pieno all'amato Parigi. Con la freddombra almeno, il dolente garzon segue Luigi. Questo è l'incipit del Lamento sul Rodano Severo di Barbara Strozzi, una compositrice e cantante italiana del 600 che ha voluto omaggiare Saint-Marc con quest'opera. Nel testo viene anche evidenziato il rapporto di amore che c'era tra Saint-Marc e Luigi XIII, basta vedere i versi 47 e 50.
Quando meco godevi di trastullarti in sollazzevol gioco, allora l'esca accendevi di mine cortigiane al chiuso fuoco. Qui si riferisce in maniera nemmeno troppo velata al fatto che il rapporto amoroso tra i due non era nemmeno particolarmente platonico. Ciò significa che sia Strozzi che i cortigiani erano perfettamente a conoscenza di questa relazione e che lo stesso Richelieu, che ricordo era un uomo di chiesa, aveva indotto questa cosa. Tutto ciò a un primo sguardo potrebbe confondere. Non regnava in passato un'omofobia imperante? Tanto più negli ambienti di chiesa, questo tipo di intolleranza avrebbe dovuto fare da padrona. La realtà, come al solito, è più complicata di così. Infatti, se la gente comune sarebbe inorridita a una qualsiasi manifestazione di omosessualità, l'aristocrazia era più, come dire, permissiva. Nelle corti avvenivano ogni giorno ogni genere di peccati. Amanti, adulteri, tutte cose che ufficialmente erano disapprovate e vietate dalla società. Vista in questo contesto, una relazione omosessuale, specialmente se interessava la persona più potente del regno, era un problema fino a un certo punto. D'altronde, i nobili sono nobili, e finché la cosa non veniva resa troppo pubblica, andava bene così. Specialmente andava bene a Richelieu, che avrebbe fatto di tutto per tenere buono il re, e non si faceva particolari scrupoli morali nel perseguire questo e altri suoi intenti. Questo ovviamente non significa che le persone che noi oggi chiameremmo queer un tempo se la passassero bene. Tutto il contrario. Non tutti avevano la fortuna di nascere nobili. Perché il punto purtroppo è sempre lo stesso. Il potere si porta dietro un certo laissez-faire, per usare un'espressione francese, dei privilegi sociali che vengono preclusi ad altri. Ma quindi, se le cose stanno così, perché ho inserito Enrico di Saint-Marc nella gente queer? Visto che era evidentemente un privilegiato. Che cosa dovremmo trarre noi dalla sua storia, peraltro finita male? In primis, questa vicenda mi diverte, il che già dovrebbe essere una motivazione sufficiente. Ma poi, Saint-Marc è un modello di vita, perché non si è mai fatto particolari problemi sulla sua sessualità. Mi ha dato l'idea di una persona che se la spassava alla grande, quantomeno nei primi tempi. Poi, per la carità, è stato un amante terribile, arrogante e decisamente poco fedele, e su questo siamo tutti quanti d'accordo che non va bene. Ma non si può certo dire di lui che si sia lasciato frenare da delle insensate norme sociali che purtroppo vigono ancora oggi. Per questo, dunque, dovremmo prendere ad esempio la sua storia, perché va bene cercare di cambiare il mondo, ma per prima cosa dobbiamo accettare noi stessi. Mamma mia, come sono filosofico oggi. Sperando di aver contribuito anch'io a questo cambiamento, vi ricordo che qua sotto trovate una serie di pulsanti belli che potete schiacciare, tipo like, condividi, iscriviti, campanelle varie, commenta, quelle robe lì, insomma. Una parte delle musiche che avete ascoltato le ha scritte Albino Antonello, tutte le grafiche belle che vedete le ha fatte Martina Piazza, ve le lascio entrambi qua sotto in descrizione. Inoltre vorrei ringraziare un mio professore di musica che durante l'estate mi ha lasciato ad ascoltare Il Lamento sul Rondo Severo e da lì mi è venuta l'idea di fare questo video. Quindi, anche se indirettamente mi ha aiutato, grazie. Detto questo, io ho finito. Andate anche su Instagram a followare, che ho aperto la pagina e pubblico di tanto in tanto delle robe. E niente, un bel su internet e i miei saluti. Successivamente, Richelieu, usando un tranello, riuscì a ottenere anche un documento d'accusa verso François Letoux.